Ciao Paolo, ti ringrazio se ci senti. Sì, assolutamente, forte e chiaro. Allora, guarda, non so se hai potuto ascoltare parte dei nostri lavori, comunque abbiamo introdotto questa tavola rotonda sollecitando appunto i partecipanti. Ricordo che insieme a te c'è anche Antonio Palmieri, tuo collega alla Camera, e il dottor Donzelli che Ciao. rappresenta oggi il governo. Ecco, io passerei la parola a te, che so che poi sei chiamato in Parlamento per una delle tre fiducie odierne, e quindi a te la parola. Sì, io ringrazio naturalmente Busetto, ringrazio Assinform dell'invito. Stamattina alla Camera c'è stata una preoccupata, direi, relazione del Presidente del Consiglio a proposito della situazione europea, della situazione dei mercati, di quello che ci si aspetta nei prossimi vertici, della difficoltà di impostare una linea europea a favore della crescita. E quindi siamo in un contesto molto complicato. La domanda è, in un contesto così preoccupante, ha senso parlare di agenda digitale? La mia risposta è che più che mai ha senso parlare di agenda digitale. Cioè, proprio in una situazione nella quale certamente non possiamo allentare i vincoli di bilancio, certamente non possiamo abbandonare le politiche di rigore, ma dobbiamo sempre meglio associare alle politiche di rigore delle misure a favore dello sviluppo, dell'innovazione, della crescita, il settore dell'agenda digitale e il digitale come, diciamo così, motore per l'intera economia italiana è una tale priorità che verrebbe da dire se non ora quando. Del resto ci sono delle condizioni politiche favorevoli, c'è un governo che ha una sensibilità su questo argomento. A me ha colpito che alcune settimane fa il Presidente del Consiglio, chiamato a fare un esempio a proposito di una possibile golden rule a livello europeo, cioè della possibilità che, che alcuni investimenti vengano scomputati dagli equilibri di bilancio, ha fatto un unico esempio, ha parlato di agenda digitale di banda larga. E abbiamo tantissima documentazione e uno studio di grande interesse che ho visto presentato da voi oggi, da Assinform oggi, che ci dimostrano quanto queste iniziative possano avere un ruolo non in un settore, non stiamo parlando soltanto dello sviluppo dell'information technology, stiamo parlando di interventi che hanno un impatto nell'insieme dell'economia. C'è un altro aspetto politico di un certo interesse, se parlo troppo naturalmente fermatemi, c'è un altro aspetto politico di un certo interesse, cioè che, come testimonierà sicuramente il collega Palmieri che è lì con voi, questa è una materia sulla quale il Parlamento può facilmente trovare dei punti di contatto e si sta muovendo anche con una certa determinazione. Le due proposte certo sono diverse, quella del PD Terzo Polo affronta numerosissimi aspetti, anche quella del PDL ne affronta numerosi, ma si concentra soprattutto in particolare sul tema delle start-up, eccetera, con proposte assolutamente interessanti e condivisibili. Quindi condizioni politiche favorevoli. Condizioni economiche direi che rendono obbligatorio dare una priorità a interventi di questo genere per l'impatto generale che hanno sull'economia. Basta con gli elenchi delle opere del CIPE che l'Italia si porta dietro da 20 anni. Non dico che non sia giusto e importante fare questo o quell'intervento in infrastrutture fisiche tradizionali, ma gli interventi per l'agenda digitale hanno costi assolutamente non comparabili, cioè molto minori, e hanno effetti di sistema straordinariamente rilevanti. Pensate solo a che effetto avrebbe una strategia
ben organizzata, articolata regione per regione, servizio per servizio, di switch off, questa è la parola che è stata usata sia da Confindustria Digitale, sia dall'Authority delle Comunicazioni nella sua segnalazione al governo, di switch off del doppio canale cartaceo online in alcuni servizi della PA, graduale certamente, organizzato, assistito. Pensate all'impatto che potrebbe avere un intervento sull'e-commerce, di facilitazione dell'IVA da un certo punto di vista. Pensate se, oltre alle tante rottamazioni a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, dai frigoriferi alle automobili, ci fosse un incentivo all'innovazione dal punto di vista dei PC e degli apparecchi informatici. Insomma, adesso non voglio descrivere l'insieme di misure. Penso che se proprio in tempi di ristrettezze economiche e quindi di necessità di una fortissima selezione degli interventi possibili, si capisce finalmente che dentro questa selezione l'agenda digitale è una delle due o tre grandi priorità del Paese, si fa la cosa giusta, siamo ancora in tempo per farla. Il Parlamento, in un clima di collaborazione che c'è tra i diversi gruppi del Parlamento, può addirittura in questo caso fare da battistrada del governo o comunque aiutare con la sua posizione comune il governo a prendere una posizione, sapendo già di avere alle spalle un consenso parlamentare, ed è quello che mi auguro. Allora, ringrazio Paolo Gentiloni, che spero possa rimanere ancora un pochino con noi prima di recarsi alla Camera per la prima delle tre fiducie odierne, e girerei senz'altro il quesito che lui ci ha posto sul tavolo anche ad Antonio Palmieri. Ha senso, secondo te, Antonio, parlare di agenda digitale in questo momento? E questo, voglio dire, ripropone, a mio modesto avviso, quanto i decisori istituzionali siano considerati decisori indecisi, scusatemi il gioco di parole, in tema di innovazione. Prego, Antonio. Anch'io vorrei innanzitutto ringraziarvi per avermi invitato tra voi, anche perché in numerose circostanze io ero da quella parte, cioè da quando sono parlamentare, cioè dal 2001, ogni volta che mi è stato possibile ero lì seduto ad ascoltare la presentazione del rapporto di Assinform, perché ho sempre seguito questa materia. Io non sono un parlamentare noto come Paolo, che è stato anche ministro e ha avuto posizioni di rilievo, però in questa mia vicenda parlamentare che dura dal 2001, appunto, ho sempre seguito questo settore in forza della mia responsabilità, prima in Forza Italia e poi nel PDL, e ho cercato da parlamentare semplice, non avendo incarichi di governo, non essendo, per vostra fortuna, né onnisciente né onnipotente, di aggredire alcuni pezzi della realtà di questo mondo dell'innovazione, e aggredire questi pezzi e portare avanti però continuativamente un lavoro su questi temi. E poi, se volete, vi dirò su questo. La risposta alla domanda, ovviamente, che è totalmente retorica, non può che essere che sì, essendo io prima firmatario di una proposta di legge depositata ormai 2 mesi fa in Parlamento, che mi ha visto però impegnato a lavorare a questa proposta dal settembre dell'anno scorso. La nostra idea era che essa potesse confluire nel decreto sviluppo che il governo precedente voleva varare. Forse sentite nelle mie parole un eco, come dire, di contemporaneità rispetto al decreto sviluppo che anche l'attuale governo vorrebbe varare, e si trova di fronte alle stesse difficoltà. Quindi è frutto di un lavoro costante. Io volevo sostanzialmente dirvi 2 cose. Una che riguarda il contesto, alcune cose le ha dette già Gentiloni in modo efficace, quindi mi sono più sintetico. Una che riguarda il contenuto della nostra proposta e come stiamo lavorando al Parlamento, ma non posso esimermi da aggiungere una terza parte, che è la risposta alle sei questioni puntuali che il Presidente ha posto pochi minuti fa
a me che sono qui e più in generale ai decisori indecisi della politica, come ricordava Busetto. In termini di contesto, Gentiloni ha già ricordato che un mese fa il Presidente del Consiglio ha detto che voleva porre la questione di un allentamento del fiscal compact sul nostro settore. Non ho più avuto notizia, io spero che sia effettivamente parte di quella trattativa forte che noi dobbiamo fare come governo di qui a fine mese al Consiglio europeo, perché questo fa parte, è uno snodo effettivamente cruciale. Sempre in termini di contesto, ho visto nella slide che Busetto ha presentato prima, se sommate, non so se si può rivedere le risposte della vostra comunità alle domande, no? Qual è l'urgenza principale, allora, se sommate la prima risposta, 25%, che era la lontananza, no, delle istituzioni, disattenzione delle istituzioni, credo fosse il termine. Senso lato. La seconda, 25%, la seconda che era 18%, cioè totale 43%, che riguardava il dato della cultura digitale del nostro paese, avete, e se assommate poi l'ultima risposta, l'8% sulle competenze informatiche, avete una maggioranza di voi che identifica un problema primario che è un problema di natura culturale, cosa che peraltro è stato ricordato sia nella relazione sia dal Presidente Angelucci che nella relazione del professore. E questo credo che sì, io lo dico da tempo nelle occasioni pubbliche alle quali sono chiamato, questo è un tema importante che riguarda l'arretratezza della classe dirigente in generale nel nostro Paese. Non solo la politica, io per quanto posso cerco di lavorare in questa direzione, ho già detto e dato, e lo farò, la mia disponibilità a distribuire in modo mirato ai parlamentari del Popolo della Libertà il rapporto, la versione sintetica del rapporto di Assinform, io spero anche le considerazioni della ricerca del professor Capitani, perché anche in questo modo minuto si fa crescere però la cultura, la consapevolezza diffusa nel nostro Paese. La terza cosa di contesto, e termino, che possiamo dico, togliere la slide dalla regia per cortesia, così ecco. E che così abbiamo Gentiloni come slide, sì, che è molto più mi efficace. Mi dispiaceva oscurarlo. Cioè, e la terza cosa di contesto che dico è una cosa che io vedo, che vi invito invece a esigere nei confronti della politica, è l'assenza di una cultura del risultato. Io so che quanti di voi, consentitemi questa curiosità, visto che ho visto già che il professore non mi riconosce, quanti di voi mi conoscono? Sanno chi sono? 1, 2, 3, 4. Non siete timidi, eh? 6, ok. Allora, i 6 poi andiamo caffè pagato. Non hai contato me, No, 7, 8, 9, così. Allora, 9 su 100, 105, 120, 130. Quindi ho una vasta audience da conquistare, che può comunque continuare il rapporto con me dopo questa riunione, trovandomi, io sono in internet. E dicevo, in Twitter, io tra coloro che seguo un Twitter che si chiama, una presenza che si chiama Le Veritometre, che è un sito francese, il veritometro sarebbe tradotto in italiano, che analizza le conseguenze delle affermazioni fatte dai politici. Cioè a distanza dell'anno, è stato molto quotato durante la recente campagna elettorale francese, no? E quindi diceva quello che Sarkozy aveva detto a suo tempo e poi verificava la realtà. Sarebbe interessante farlo anche rispetto al calciomercato, ma guardandolo semplicemente su quello che tocca alla mia responsabilità temporanea, cioè quello della politica, io vi inviterei a andare in questa direzione, cioè a dire non solo il discorso del veritometro, ma anche il discorso di una cultura del risultato. Noi abbiamo, nel corso di questi anni, varato una serie di misure. Sarebbe interessante sapere che fine hanno fatto. Ne cito una che mi ha visto protagonista. Nella fine del 2010 sono riuscito, in un lavoro con l'allora ministro Maroni, a far abolire il famigerato decreto Pisano. Allora mi sarebbe piaciuto, quindi all'epoca, no, ogni fine anno c'era questa campagna per abolire il decreto. L'abbiamo abolito.
proprio sic et simpliciter, abolito. A me piacerebbe che voi, che gli organi di stampa, a distanza di un anno e mezzo, o a fine di quest'anno, ci dicessero noi tutti che risultati ha prodotto questa abolizione su quello specifico settore, cioè sul wifi in Italia, finalmente liberato dal giogo oppressivo del decreto Pisano. Questo lo dico perché trovo che questo sia un dato veramente di metodo assolutamente importante, perché altrimenti tutti noi ci ritroviamo sempre a ricominciare il mondo da capo, cioè cambia un governo e si ricomincia da capo, cambia un'amministrazione e si ricomincia da capo. Allora, tener conto di questo, tener conto delle cose fatte, vedere a che punto siamo. Io ho visto con piacere il professor Decina, che da pochi giorni, come sapete, è il nuovo commissario dell'Agicom, chiedere, cosa che anch'io ho chiesto alla cabina di regia, ai professori che ne fanno parte, a coloro che ne fanno parte, all'inizio ho chiesto al ministro Profumo in commissione cultura alla Camera, della quale faccio parte. Cioè, a me piacerebbe, per esempio, sulla banda larga, Decina ha chiesto il catasto, sapere realmente in che condizioni siamo nel nostro paese. Ieri ho trovato questa notizia mentre preparavo l'intervento per venire qui da voi oggi, per esempio, che una società, che non cito perché non è il caso, ha vinto la gara europea per dare banda larga a 293 frazioni nell'entroterra Ligure, Genova, La Spezia, Savona, Imperia, per un totale di quasi 75.000 abitanti, quindi situazioni orograficamente svantaggiate, che adesso avranno la banda, di qui a qualche mese, avranno banda larga. Allora, a me piacerebbe sapere realmente in che condizioni siamo nel nostro paese, tenendo conto delle miriadi di delle molte iniziative di questo tipo che ci sono in atto, c'era un interessante articolo di Pagliarini su Nova di due domeniche fa, di questi centinaia di chilometri di fibra ottica fatte dalle amministrazioni pubbliche all'inizio di questo millennio e che giacciono spesso lì inutilizzate, che potrebbero rientrare utilmente non in quelle situazioni cattive di in-house cattivo che il presidente Lucarelli prima ha citato, ma essere recuperate per anche qui riguadagnare banda larga già esistente nel nostro paese. Allora, questo lo dico e termino questa parte di contesto perché credo che sia proprio un approccio di metodo che tutti dobbiamo utilizzare. Oggi la situazione politica, Paolo l'ha detto, è favorevole perché è finita temporaneamente quella divisione di blocchi che c'era fino a 6 mesi fa e che di fatto avrebbe reso, io credo, impossibile il lavoro che stiamo facendo insieme in commissione. Vengo al termine della nostra proposta. Le proposte di legge del Terzo Polo, Gentiloni Rao, e la nostra, Palmieri Alfano, sono totalmente complementari. Nella loro c'è un unico punto che ho già segnalato alla relatrice Bergamini, che per me e per noi non va bene perché mette in discussione il lavoro fatto dal ministro Stanca dai nostri governi negli anni precedenti. Loro stanno facendo analogo lavoro spulciando il nostro, ma credo che anche ci sarà, come dire, c'è proprio una totale complementarietà dal punto di vista delle proposte. La nostra, come Gentiloni ha ricordato, ha 4 caposaldi. Uno, lui ha ricordato il discorso sulle start-up. Noi cerchiamo con la nostra proposta di avviare anche in Italia un mercato di venture capital, business angel, tutto quello che sapete che volete, analogo a quello che c'è in paesi tipo Israele, tipo altri paesi del mondo, anche in Sud America, tale per cui ci sia, da questo punto di vista, vengo a rispondere al Presidente, un superamento del credit crunch almeno sul lato delle imprese innovative, che non sono solo quelle fatte da giovani. Nella nostra proposta noi andiamo a emendare il decreto Salva Italia e il decreto liberalizzazioni, allargando la platea delle imprese beneficiarie di interventi, misure, diciamo, più permissive, al fatto che siano composte in maggioranza da giovani, non esclusivamente da giovani, perché giovani sono le idee, non il dato anagrafico, e spesso la situazione che avete anche descritto nel vostro rapporto di oggi fa sì che ci siano persone in età, con esperienza, che siano espulse dal mondo del lavoro, ma che potrebbero rientrarci rimettendosi in gioco
con dei giovani in una startup innovativa, quindi non solo dell'Inter ma innovativa in senso lato. Il secondo aspetto dei quattro su cui poggia la nostra proposta di legge è quello che le istituzioni siano impegnate permanentemente su questi temi, perché bisogna superare quel gap culturale, perché noi, in questo anche Gentiloni, prevediamo noi che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento una volta all'anno e dia conto dello stato dell'attuazione dell'agenda digitale nazionale e regionali, come fate voi, il rapporto dell'anno passato e la previsione per l'anno futuro. Accanto a questo ipotizziamo la costituzione di un board dell'innovazione accanto sempre al Presidente del Consiglio. Anche il Fondo per l'Italia per le start-up che noi individuiamo è in capo alla Presidenza del Consiglio. Cioè dire, noi vogliamo simbolicamente ma anche efficacemente, praticamente, che sia in capo alla somma, al rappresentante responsabile dell'esecutivo, l'esecuzione dell'agenda digitale del nostro Paese. Quindi un board dell'innovazione fatto dagli stakeholders accanto al Presidente del Consiglio, da ultimo una commissione bicamerale, ci sono quelle per l'infanzia, l'antimafia, la vigilanza RAI. Non vedo perché, ho recuperato una vecchia proposta di legge del 2005, non vedo perché non ci debba essere anche nel nostro Paese un luogo nel quale il Parlamento, non più solo pochi volentirosi, Palmieri, Gentiloni e deputati e senatori che si contano sulle dita di due mani, si dedicano in modo costante a questo tema, ma appunto Camera e Senato insieme. Terza gamba della nostra proposta sono una serie di misure di natura fiscale che riguardano le imprese che sono già in campo, che fanno per esempio e-commerce, che fanno per esempio piattaforme innovative di distribuzione, che fanno attività online, che noi proponiamo per esempio che l'IVA per i prodotti digitali abbia lo stesso importo di quella per i prodotti fisici. Non vedo perché, se io leggo un DVD al Corriere della Sera all'IVA al 4%, se io faccio un'attività della stessa natura online abbia l'IVA al 21%. Questo è chiaro che comporta un obbligo per il governo di andare in sede europea a lavorare su questo tema, ma noi crediamo, come diceva appunto Gentiloni, che questo sia il tempo di fare queste cose. Il quarto, e in questo mi consentitemi una cosa di natura totalmente personale, c'è un capitolo che riguarda il settore dei videogiochi, nel quale la proposta nostra è tax shelter e tax credit per il settore dei videogiochi, così come abbiamo fatto per il cinema. Questa proposta, che mi è stata rimproverata in alcuni dibattiti online come se fosse frutto di chissà quale accordo tra me e l'industria dei videogiochi, discende, per questo ritorno al punto di metodo iniziale, al discorso del veritometro della cultura del risultato, discende dal fatto che a ottobre 2011, quando io ho organizzato la terza edizione, e a ottobre di quest'anno faremo la quarta, del Game Forum in Parlamento, cioè di una giornata di riflessione su questo importante comparto dell'industria culturale e non solo mondiale, ma soprattutto italiana, io mi ero assunto, c'erano anche altri parlamentari, ma io non parlo degli altri, mi ero assunto questo impegno e quindi ho voluto metterlo in questa proposta di legge. Questo ci tengo a dirlo non esclusivamente per un vanto personale e per appunto per togliermi un sassolino dalla scarpa e fugare ogni tipo di interpretazione, quanto nuovamente per un discorso di metodo e di approccio. Si prende un pezzo di realtà e la si segue in continuità fino in fondo. Ultimo punto, diciamo, è l'accessibilità. Io nel 2002 ho presentato col collega Campa la proposta Campa-Palmieri, che era per noi per me assolutamente ben augurante. Ci mancava il terzo collega che si chiamasse a lungo e il quarto per bene, sarebbe stata proposta di legge perfetta per me. Però da lì è nata la legge stanca su accessibilità del gennaio 2004, proposta di noi rappresentata a novembre 2002. L'accessibilità è la quarta gamba della nostra proposta di legge, cioè rivediamo la legge stanca, che purtroppo è stata largamente non attuata dalle pubbliche amministrazioni. Mettiamo delle sanzioni, la aggiorniamo rispetto alla realtà mutata del contesto e andiamo in questa direzione, perché io sono convinto che milioni di persone, c'è un dato, milioni di persone hanno disabilità. C'è il dato dell'invecchiamento della popolazione, a cui ho fatto riferimento anche il professor Capitani.
Fare dei siti accessibili in realtà li rende non solo fa un atto di giustizia nei confronti di questi milioni di persone, ma li rende siti in realtà più fruibili per tutti. Anche in questo caso c'è un discorso di cultura da superare. Vedo che Busetto freme, vado alla chiusura. Le risposte. Voi avete fatto bene a allargare il discorso, professore, uscendo, no, dal consueto ambito dei 42 rapporti precedenti di Assinform, per allargarlo al discorso globale di un mondo che è cambiato, perché effettivamente il mondo è realmente cambiato e sarebbe stato sciocco e inadeguato guardarlo con le lenti vecchie. Anche i temi che ha proposto il Presidente sono temi globali. Lascio da parte quello dell'agenda digitale. Noi appunto abbiamo fatto il comitato ristretto in commissione, arriveremo a un testo condiviso entro 2, massimo 3 settimane. Il nostro intento, vediamo se Paolo fa sì con la testa, è quello di approvarlo in commissione sperabilmente per la fine di giugno, i primi di luglio, se troveremo anche la concordia delle altre forze politiche. Cosa ha fatto Gentiloni, come ho visto? Ha detto di sì, meno male. Perché vogliamo appunto, salvo lo spread, diciamo che noi rivendichiamo il fatto che il Parlamento non sia solo quel posto che viene normalmente descritto da Rizzo e Stella, ma sia fatto anche da persone che cercano, per quello che possono, di fare al meglio il loro dovere. Allora, da questo punto di vista, noi ce la metteremo tutta, salvo spread, i nostri progetti di legge prevedono anche delle coperture economiche, il loro 15 milioni di euro, il nostro 300 milioni di euro. Ma come ha detto Gentiloni, bisogna selezionare in un tempo di crisi dove spendere, e vedremo se otterremo poi, appunto, se il governo otterrà la divaricazione del fiscal compact su questa materia, potremo farlo, ma noi vogliamo farlo per essere di stimolo al governo e per assolvere al ruolo del Parlamento. Ciò detto, vengo alle risposte. No? Allora, i temi sono globali. Allora, sul credit crunch, io ho detto come la nostra proposta, in parte sul versante delle agevolazioni fiscali per chi già in campo, sul versante del fondo per Italia per start-up, pone una questione. È chiaro che il tema del credit crunch riguarda tutto il mondo industriale. Noi abbiamo presentato questa, come dire, straordinaria, nel senso fuori dall'ordinario, maggioranza che sostiene questo governo, straordinario nel senso che anche questo governo è fuori dall'ordinaria gestione democratica. Abbiamo presentato una mozione in Parlamento, ne presenteremo un'altra di qui a poco, dove diciamo a Monti: vai in Europa e esigi che i fondi dati, non solo che la BCE diventi un prestatore di ultima istanza, non solo gli Eurobond e i Project Bond, ma anche che i soldi dati alle banche italiane siano dati alle imprese. Apro una parentesi su un dato di memoria. C'era un articolo di pochi giorni fa su Repubblica della settimana scorsa, dove ricordava che sono stati dati 3.500 miliardi per salvare le banche nel mondo, nei paesi occidentali. Io vi invito solo, però, per un fatto di memoria e di storia, a dire che nel nostro paese alle banche sono stati dati 4,1 miliardi, cioè all'epoca famosi o famigerati Tremonti Bond, dati con la forma del bond. Ed è stato fatto dal precedente governo unicamente un sistema di garanzia per le obbligazioni emesse dalle banche, che finora nessuna banca italiana ha utilizzato, oltre che un sistema di garanzia per 3 anni, che si è avuto l'anno scorso, sui depositi dei singoli risparmiatori italiani. Chiuso la parentesi. Riforma del lavoro. Al Senato l'abbiamo modificata. Lasciamo da parte il tema dell'articolo 18, che è uno spalacchio su quale tutti i governi si vanno a impastare. Ma noi l'abbiamo modificata e intendiamo farlo anche alla Camera, proprio nella direzione che ha indicato. Noi l'abbiamo modificata, per esempio, sul versante delle partite IVA, mettendo misure che, come dire, valorizzino le vere partite IVA, coloro che lo sono per scelta e non quelle mascherate, evidentemente. L'abbiamo fatto salvando alcune norme della legge Biagi, che danno buona flessibilità e hanno dato buona prova di sé in questi anni di crisi, contando la crisi dal 2001 ai giorni oggi. L'abbiamo fatto togliendo norme che identificavano la cultura aziendale come dell'assunzione, come l'unica assunzione valida, quella del posto fisso a tempo indeterminato.
non perché siamo, ripeto, per una cattiva flessibilità, siamo per una buona flessibilità e non siamo per la precarietà vita. Però abbiamo modificato questa legge al Senato, intendiamo fare lo stesso alla Camera, sempre in questa azione migliorativa. Sulle altre, sull'in-house in parte ho già detto, però il capitolo 11, in-house e regole per gli appalti che siano effettivamente non a ribasso, non si può che essere d'accordo. È una partita sulla quale, sempre perché uno deve parlare di se stesso, io personalmente posso giocare una parte assolutamente limitata, ma evidentemente mi farò portavoce a chi tra noi segue queste partite, ma evidentemente il primo interlocutore, almeno sul versante delle regole e sul versante del Chapter 11, è sicuramente il governo. E quindi da questo punto di vista, meglio del governo, nessuno può andare a agire in questa direzione. Io termino, veramente, scusandomi se ho parlato troppo. Quindi l'occasione di essere da questa parte del tavolo dopo tanti anni da quella parte, e soprattutto il lavoro fatto e che vogliamo fare e la passione mi ha portato a tracimare, quindi vi chiedo scusa. Io termino, ho colto un aspetto di metodo in quello che avete detto e che avete proposto, sia nel rapporto sia nell'indagine del professore che nel rapporto. Quando anni fa un giornalista chiese a Madre Teresa di Calcutta, dice: madre, ma cosa c'è da cambiare nel cristianesimo? La risposta fu: io. Allora, io credo che l'impostazione che avete dato, ripeto, inedita e totalmente condivisibile e interessante, al vostro lavoro di oggi, al vostro rapporto, che va in quella direzione, perché dice: certamente voi esigete che Parlamento e Governo facciano la loro parte, però la prima cosa che fate è dire cosa c'è da cambiare noi come organizzazione e io come singola azienda e i singoli comparti del settore. Allora, da questo punto di vista, io penso che questo sia l'approccio giusto, che ci consente di essere effettivamente un noi, perché se e l'altra cosa che ho colto, e non ho colto, come dire, la solita sterile lamentazione nei confronti della politica, che normalmente è sempre in ritardo, però avete visto che Gentiloni ha dato uno splendido esempio collegandosi puntualmente quando è il momento del collegamento. Quindi sotto questo punto di vista veramente io non posso fare altro che ringraziarvi. Ho fatto faccio pessima figura nei confronti di Paolo, perché lui è lì e va a votare la fiducia, io essendo qui evidentemente starò con voi fino alla fine del lavoro, salterò la prima chiama, la prima fiducia, voterò le altre due. Ovviamente per fare questo, ho voluto fare questo per rispetto a voi che mi avete invitato, e ovviamente l'ho fatto anche con l'avallo di chi ha la responsabilità del popolo, la responsabilità nazionale del popolo della libertà di stare qui con voi oggi. E quindi appunto lui come sempre fa miglior figura di me. Però da questo punto di vista, veramente io penso e vi ringrazio che dobbiamo continuare con questo approccio del noi. Io non so se sarò ancora parlamentare tra un anno, quando ci sarà la presentazione del prossimo rapporto di Assinfor. La cosa che so per certa è che intendo utilizzare questi ultimi mesi del mio mandato di parlamentare in questa legislatura per fare tutto quello che potrò per portare a compimento le cose di cui abbiamo parlato oggi. Vi ringrazio. Ringraziamo anche noi Antonio Palmieri, che peraltro si è impegnato a trasmettere il nostro rapporto ai suoi colleghi parlamentari, e mi auguro che possa fare altrettanto anche Paolo Gentiloni, al quale faremo avere le copie del rapporto, affinché quella scarsa sensibilità che avevamo riscontrato nei confronti dei decisori istituzionali sia un po' meno forte. L'abstract, sì. Gli diamo il link per chi avesse poi la voglia di approfondire tutto. E peraltro lo ringrazio. Sì, Paolo, ti passo subito la parola. Solo una cosa, ho sentito che per salutare. Ecco, ho sentito che Antonio Palmieri ha detto: sono sicuro che verrà, sono convinto dell'esecuzione dell'agenda digitale. Siamo attenti al significato che diamo alla parola esecuzione, quindi era solo per fare una battuta e per introdurre dopo i saluti di Paolo. Posso fare una domanda velocissima, se va 2 minuti a Paolo Gentiloni, poi ovviamente anche Pubi gli altri. Maio. In quello che abbiamo detto sostanzialmente c'è un
ringrazio infatti l'onorevole Palmieri perché ha colto il cambiamento di punto di vista del nuovo rapporto Assinfo. Noi abbiamo cercato di vedere il mercato non più dal punto di vista di cosa vendevamo noi, ma dal punto di vista che volevano gli utenti. Quindi questo, il professor Capitano, in maniera molto larvata, in realtà è un messaggio forte. Cioè, dal tuo punto di vista, Paolo, qual è il messaggio che la politica può darci rispetto al fatto che in questo settore in particolare la velocità del mercato è 10 volte quella delle imprese e molte volte più di una? Cioè, quando è che potremo avere una risposta da parte del pubblico inteso come proprio settore pubblico su questa velocità che non riusciamo... Noi abbiamo difficoltà forti e il settore pubblico lo vediamo molto ingessato. Sì, naturalmente la risposta sarebbe, meriterebbe maggior tempo, maggiore attenzione. Credo che noi dovremmo fare un bilancio della operazione che è stata fatta negli ultimi vent'anni. Negli ultimi vent'anni noi abbiamo avuto in Tocampo, ma anche in molti altri campi, un ruolo crescente da un lato della regolazione europea e dall'altro della regolazione delle autorità indipendenti. Negli anni 90, con le privatizzazioni, la fine dell'IRI, il cambiamento del sistema industriale italiano in un senso più libero, più aperto, sono nate le autorità indipendenti, alle quali per esempio nel nostro settore è stato devoluto quasi la grande maggioranza della capacità decisionale, e dall'altro lato cresceva il ruolo dell'Unione Europea. Bilancio di questa operazione, non abbiamo il tempo di farlo adesso, certamente un bilancio a chiaroscuro. Io credo che le ragioni per le quali si sono istituite delle autorità indipendenti siano assolutamente fuori discussione, a parte le nomine che sono state fatte negli ultimi giorni su cui stendo un velo pietoso. Ancora più rilevante, ovviamente, è inevitabile l'integrazione europea, e qui speriamo in bene nelle prossime settimane. Ciò nonostante, non tutto quello che noi ci aspettavamo da queste novità è stato mantenuto, perché alla domanda di una maggiore velocità certamente dovevano rispondere innanzitutto un quadro regolatorio europeo chiaro e delle autority che hanno percorsi decisionali assolutamente diversi da quelli tipici del Parlamento. Speriamo che il percorso decisionale dell'agenda digitale sia un'eccezione rispetto a lungaggini del passato. Penso che lo sarà nella nostra commissione parlamentare, condivido l'ottimismo, anche forse esagerato, ma comunque l'ottimismo di Antonio Palmieri lo condivido. Mi auguro che anche il governo, e saluto il rappresentante del governo presente, diciamo con uno sforzo di decisione su questa priorità, rimedi un po' a un errore che è stato fatto senz'altro nella formazione del governo, e cioè la mancata individuazione di un punto centrale di responsabilità sull'agenda digitale. Voi ricorderete che vent'anni fa il vicepresidente degli Stati Uniti aveva una responsabilità del genere, che in Francia c'è un ministero dell'industria e dell'economia digitale che concentra queste responsabilità. Noi abbiamo una cabina di regia che è nata in modo un po' complesso, ma io sono certo, comunque mi auguro, che dalla complessità escano decisioni rapide ed efficienti. E così, con questo auspicio di ottimismo, saluto Antonello, saluto il presidente Angelucci, Assinform e tutti i vostri ospiti, e Antonio naturalmente. Grazie. Cambiamo i saluti e niente, buon lavoro per le sessioni di fiducia. Ok, vai Antonio. Veramente telegrafico. A quello che Gentiloni ha dato, a una domanda semplice e una risposta complessa. Perché un punto di metodo ancora, no? Perché la politica è complessa, cioè dire, dovendo tenere in considerazione la totalità e non un singolo spicchio di realtà,
Le istanze che ci vengono poste, comprese quelle di oggi, nobili e sacrosante, sono uno spicchio di realtà. Importante, decisiva, ma pur sempre uno spicchio di realtà. E tutti gli spicchi di realtà pongono questioni che sono importanti e decisive dal loro punto di vista, ma spesso lo sono realmente. Per questo io vi invito, perché se no, se non capiamo, ci aiutiamo a capire queste cose, io penso che facciamo tutti enormemente fatica. E la seconda cosa, e termino, è questa. Accanto alle cose che ha detto Gentiloni, una cosa che io ritengo fondamentale per velocizzare la risposta delle istituzioni è questa. Io qua, questa che ho sottratto per punizione a mio figlio ieri sera, che sapete, Cars, Zaitame qui, no? Allora, la cosa decisiva da fare è cambiare la Costituzione, perché Zaetta McQueen o Alonso messi al volante della Ferrari del 1946 o del 1948 e dovendo competere oggi su qualsiasi circuito sarebbero assolutamente non competitivi. Noi abbiamo un assetto istituzionale, parlo del funzionamento delle istituzioni nazionali, che è quello del 46 e del 48, bicamerali, tutto quello che oggi sapete, bicameralismo perfetto, bla bla, che è gli scarsi poteri dell'esecutivo, che impedisce di poter competere nel mercato di oggi, dove in altri paesi con strutture diverse e più adeguate ai tempi, la velocità della politica, che non potrà mai essere come quella dell'impresa per il motivo che vi ho detto prima, cioè dovendo tener conto della complessità del tutto, però in questo modo è ulteriormente zavorrata. Bene, grazie ancora Antonio.